Ciao, io sono Anna Venere e oggi giochiamo a fare abbinamenti. Sono una consulente d'immagine un po' particolare, insegno le donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le aiuto a migliorare l'autostima ma anche a scoprire come mai certi vestiti ci fanno sentire a disagio. E soprattutto che non è colpa nostra, non è colpa del nostro corpo, ma è un po' più colpa dei vestiti, ma anche colpa del sistema che ci mette addosso una pressione ingiustificata. E per una ragione, ma se volete approfondire poi vi mando degli altri video. Oggi invece cerchiamo di abbinare questa lunghette in ecopelle marrone senza avere nient'altro di marrone. Non ho voglia di fare il mecci-mecci, nel senso che il marrone è un colore che a me piace molto, questo punto di marrone non mi sta neanche male, io sono un inverno intermedio, un inverno soft, però devo dire che non mi piace il look tutto marrone, non ho più tutte le cose marroni, non vorrei neanche metterci una borsa marrone nell'insieme perché non ho qualcosa di adatto, quindi vorrei provare ad abbinarla con diversi altri capi. Uno di questi è banalmente il nero. Metteremo gli stivali neri, le scarpe nere, perché con questo tipo di gonna che arriva ben sotto metà polpaccio io mi vedo bene solo con gli stivali alti che arrivano sotto il ginocchio. Se siete curiosi, abbiamo già fatto un video su questo argomento e abbiamo già provato altre scarpe con questa lunghezza di gonne, non funzionavano. Proviamo quindi a fare un total black con il maglione collo alto. Non sono ancora sicura se lo infilerò dentro, un po' dentro davanti, un po' fuori, non lo so. E proviamo però anche a metterci il grigio, sia questo maglione liscio, sia questo a coste. E proviamo a metterci il celeste, perché comunque a me il marrone celeste è sempre piaciuto un sacco. E ha anche la possibilità di mettere il cappotto celeste, quindi vediamo, e la borsa celeste. Una che non ha tanto marrone, ma ha tanto celeste. Quindi vedremo e faremo più opzioni. In realtà, marrone e celeste, non so se lo sapete, è una coppia di colori complementari, nel senso che il marrone che cos'è? Ovviamente diversi punti di marrone, è un arancione molto scurito o un arancione rossastro molto scurito, e il celeste è un blu molto molto schiarito, e quindi sono esattamente opposti. Ovviamente dipende dai punti, potrebbero non essere proprio opposti, ma sono abbastanza opposti. Non si nota tantissimo il fatto che sono complementari, non è come abbinare blu elettrico e arancione, perché non sono colori forti, cioè non sono colori brillanti, però comunque vengono molto bene insieme. Abbinamento abbastanza semplice, è un po' troppo cupo per me, non mi dispiace in generale, ma è un po' cupo, non mi piace il maglione fuori, mi sa di, non lo so, anni 70, provo a metterlo dentro, ecco, anche solo dentro un po' davanti, molto meglio, molto molto meglio, mentre che i miei capelli, ovviamente mettendo e togliendo un collo alto, continuano a uscire dalla conciatura. Devo dire che sì, così non mi dispiace, è molto semplice, molto classico, non abbiamo inventato niente. Ci mettiamo il cappottone, così è alla stessa lunghezza della gonna. Tiriamo fuori un po' di collane per evitare che sia tutto eccessivamente nero qua. Capelli, collane, insomma, tutto che si ingarbuglia qui, però ci sta. Aggiungiamo la borsa, sempre nera, carino, ci andrei a lavorare, carino. Non una roba che dico wow, iper iper wow, ma bello, ok, lo facciamo, lo usiamo sicuramente. Il maglioncino grigio corto devo dire che ci sta proprio bene, mi piace molto l'effetto.
Tendenzialmente non mi piace avere qualcosa di nero che non venga ripreso, c'è qualcosa in basso che non venga ripreso come colore, ma io ho i capelli neri, quindi in realtà lo ripreso un po' già coi capelli. Sicuramente questo funziona col cappotto spigato, ma lo vorrei provare col cappotto celeste. Il cappotto celeste è più corto, non è corto quanto la gonna, ma è molto lungo comunque. La gonna spunta. Sì, la gonna spunta. Non è proprio l'ideale. Però, insomma, la gonna è talmente lunga che ora, voglio dire, anche se spunta. Qua ci metterei la borsa nera, non la borsa celeste. Sì, facciamo così. Questo con la borsa nera, che così un po' riprende. Perché qua è un po' troppo chiaro, ci vorrebbe una bella sciarpa nera, che non ho. Ma, come dicevo, io il nero lo uso pochissimo. Proviamo invece il maglione celeste. Infatti si mette la maglietta sotto, sia mai che io lo metta senza la maglietta sotto, e ovviamente così non va bene. Proviamo a metterlo dentro davanti, un po' meglio, proviamo a metterlo tutto dentro, comunque slancia un po' di più la figura. A mettercelo bene. Sì, devo dire che non mi dispiace, magari sblusato un po' di più, non mi dispiace. A questo punto però non ci metterei il cappotto celeste, ci metterei il cappotto spigato. In questo modo abbiamo un po' di scuro sopra, fa meglio, ma ci mettiamo la borsa celeste. Mi piace di più, forse con il maglione grigio. Ancora non ho trovato per questa gonna l'abbinamento perfetto. Potrei provarla anche con lampone. La proverò anche con lampone, ma un'altra volta, facciamolo un'altra volta. Adesso devo dire che sì, mi piace così, ho voglia di qualcosa di più chiaro e di più freddo, ci sta. Se gli stivali fossero un po' meno grossi, formali, forse sarebbe meglio. Fatemi sapere, mi raccomando, qual era il vostro preferito. Ovviamente per il momento li posso forare solo su di me, che sono una pera, perché sennò dovrei scritturare qualcuno, però insomma possiamo sicuramente provare un sacco di altri abbinamenti. Noi ci vediamo la settimana prossima, mercoledì. Ciao!